Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha divulgato il piano di assegnazione di 1.160 agenti assistenti della Polizia di Stato presso le questure. Le città capoluogo di provincia interessate da questa prima assegnazione sono 54 e nella lista non c'è Pesaro, città capitale della cultura, nel 2024. Non si fa attendere la critica del segretario SULP Marco Lanzi. Proprio perché Pesaro sarà capitale della cultura nel 2024 siamo rimasti molto sorpresi che sono uscite le assegnazioni del Ministero di 1.160 agenti, una prima assegnazione. Ci sono 54 città, non c'è la nostra città. Siamo rimasti sorpresi perché un Pesaro capitale della cultura ci saranno tantissimi eventi. Basta dire che il 20 gennaio verrà il Presidente della Repubblica Mattarella, ma ci saranno veramente in tutta la provincia tantissimi eventi. Già adesso però siamo allo stremo, perché veramente facciamo fatica a intervenire, a essere presenti su tutto il territorio, sia come volanti, sia per quanto riguarda tutti i servizi di ordine pubblico. E quindi cosa faremo nel 2024? Come faremo a fronteggiare tutti i tantissimi eventi di ordine e sicurezza pubblica? Preoccupazioni in vista degli eventi sportivi, ma anche per le prossime elezioni amministrative. Continuano ad esserci le partite di calcio, continuano ad esserci le partite di basket, poi a giugno, prossimo anno ci saranno le elezioni, ci saranno quindi tante campagne elettorali. In ogni campagna elettorale, quando poi viene un leader, noi dobbiamo chiaramente assicurare e garantire la sicurezza dei leader politici che intervengono, quindi intervenire con tantissimi uomini. Quindi veramente siamo sorpresi che non ci sia stato assegnato nessun uomo, anche perché abbiamo fatto questa riflessione. Decideranno forse di aggregarceli da altre città, ma dove li manderemo a dormire, non so, i 100 uomini di rinforzo, i 50 uomini di rinforzo che dovranno mandarci? Soprattutto d'estate, quando già quest'anno abbiamo fatto fatica a collocare 4 uomini di rinforzo negli alberghi che erano tutti pieni. Sarà molto difficile. Problemi a Pesaro e non solo. Da una nota diramata dal segretario provinciale SULP Pesaro si legge che il commissariato di Urbino ha solo 28 operatori a fronte di un organico previsto di 45. Inoltre sulla nuova sede è calato un totale silenzio, nonostante quella attuale sia inadeguata e abbia notevoli criticità strutturali e di sicurezza per operatori e cittadini. Il commissariato di Fano continua ad avere un numero di agenti assolutamente insufficiente ed in gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dal Ministero. E infine la Polizia Stradale, ormai noi diciamo che è in via di estinzione, sta sparendo. Addirittura capita spessissimo che in tutta la provincia noi non abbiamo una sola macchina. Tempo fa, ma non è il caso isolato, c'è stato un incidente molto grave, una persona ricoverata in ospedale per il codice rosso, non c'era la pattuglia della Polizia Stradale. E ancora cosa più grave, cosa che prima non si verificava mai, cominciano a mancare anche le pattuglie nel tratto autostradale, da Ancona a Cattolica, che deve coprire il tratto autostradale della sottosezione di Fano. Cosa incredibile, non avere una sola pattuglia, dove la Polizia Stradale poi ha l'esclusiva, lì non possono entrare i carabinieri e non può entrare neanche la volante, è un lavoro molto specifico e non c'è una sola pattuglia, e capita sempre più spesso.